Allora ragazzi, bentornati su Deltarune, episodio numero 3. E dobbiamo ricaricare la posizione. Vediamo che qui è stato scritto copia, cancella e giapponese. Perché ho scritto giapponese? Forse il gioco è bilingue, forse si poteva cambiarlo in giapponese, non lo so. Comunque andiamo a ricaricare la posizione, l'ultima che abbiamo salvato, quella davanti all'iPazzo, che qua già l'avevamo fatta. Sì, scusate che un pezzetto lo dobbiamo rifare, perché mi sono dimenticato di salvare. Allora, qua dobbiamo accecare i tre occhi, e qua è facile, fai così e l'abbiamo fatto. Ok, andiamo avanti. Qua ovviamente è troppo buio per vedere qualsiasi cosa, dobbiamo scendere giù. E qua, se ricordate, ci sono... ecco qua, ci sono i famosi uomini soffioni che vengono distrutti quando li tocchiamo. E ci sono queste strane ombre che escono. Ah, ma l'ombra non erano tante, era la stessa persona che fuggiva da ogni soffione e che alla fine troviamo qui. Quindi la persona che sta... non era una cosa tanto scura alla fine, l'abbiamo scoperta ora. Era lei, era Sandra. Ehi, torna indietro. Stai indietro. Avvicinati ed io ti... Chris. Fiu. Ehi, non spaventarmi così, stupidone. A meno che tu non voglia che ti dia una bella centra sul faccione. Comunque, abbiamo già fatto abbastanza casino. Dobbiamo trovare una strada per uscire da qui. Un modo per uscire da qui. Ma dov'è qui comunque? Dove siamo? Non si sa. Aspetta un secondo. Eccoci qua, allora. Dove siamo? Non importa, sei tu che ci hai messo in questo casino e tu ci dovrai tirar fuori. Ecco, quindi... come si dice? Apri la strada, Chris, vai tu avanti. Vieni avanti, cretino. E qua abbiamo già visto che dopo un po' parole si stufa. Oh mio Dio. Non fa niente, vai troppo lento. Ok, qua dobbiamo scendere. Sono queste strane rocce che non ho capito che rappresentano. Non riesco a scendere, ok. Allora qua... su cavoli, qua cominciano i nemici e devo cercare di non farmi beccare. Ricordate la fine della scorsa puntata? Allora, c'è qualcuno lassù che ci sta salutando. Hai una qualche idea di cosa vogliano da noi? Io lo so. L'uomo picche? Ci lancia le picche, mannaggia lui. Corri, Chris! Scappa, scappa. Aiuto. Aiuto. Scappa. Attenzione. Sì. Mamma mia, per un po' la prima fase abbiamo fatto. Chris, vai qua giù. Ok, scendi, scendi. Qua devo stare attento. L'altra volta qua mi hanno beccato un sacco di volte. Devo stare attento, non come becca mai, eh. Ok, stavolta è andata molto meglio, sono riuscito a non farmi beccare mai, benissimo. Ok, l'altra volta eravamo rimasti qua, ricordate? Ok, vediamo un po'. Tipo una caverna buia, una caverna scura. È un tempio sotterraneo! È una città sotterranea! Non sei morto, benissimo! Hai un'idea di che razza di posto sia questo? Beh, neanche io. Mi chiedo se ci sia qualcuno nell'edificio lassù. Ma sono tutte case strane, guardate. C'è tipo una lama dove...
C'è una scintilla dove posso salvare. È tipo un castello, ma sono tutti palazzi deformi strani. Davanti a te un castello. Un castello fa capolino dietro la città vuota. Un geyser nero emerge da esso, rompendo all'infinito attraverso il cielo. Cioè tagliando all'infinito attraverso il cielo. Il potere di questo posto brilla all'interno di te. Salviamo. Un po' se riesco a... Sembra un negozio, ma la porta è chiusa e non c'è nessuno dentro. È chiuso. Vediamo un po' da qua. Forse questo posto è un parco abbandonato? Aspetta, ma dove sono allora le giostre? Forse l'hanno abbandonato perché non c'erano giostre. Che stupidata. Non posso andare a destra, raga, non si può andare. Al castello, stiamo entrando nel castello. Un castello? Perché c'è un castello dentro un armadietto dei materiali della scuola? Benvenuti, eroi. Che c'è lì? Non spaventatevi, non sono vostro nemico. Per favore, fate un passo avanti, tutti e due. Chi è questo incappucciato? Mo? Benvenuti, sono il principe di questo regno. Il regno dell'oscurità. Chris, Susie, c'è una leggenda in questa terra. Una leggenda che un giorno due eroi della luce arriveranno e completeranno l'antica profezia dettaci attraverso il tempo e lo spazio. Per favore, eroi, sentite la mia storia. Ascolto oppure no? Ascolto. Molto bene, allora. Ma ce fa la Filippi, eh? C'era una volta una leggenda che veniva sussurrata tra le ombre. Era una leggenda di sogni e speranza. Era una leggenda di luce e oscurità. Questa è la leggenda di Deltarune. Che poi sarebbe Undertale al contrario. Per millenni la luce e l'oscurità hanno vissuto in equilibrio, portando la pace nel mondo. Ma in questa armonia, doveva prima o poi distruggersi, una terribile calamità sarebbe accaduta. Il cielo diventò nero di terrore e la terra si ruppe con paura. Poi il suo cuore pulsante, la terra farà il suo respiro finale. Solo allora, brillando con speranza, tre eroi appariranno ai confini del mondo. Un umano, un mostro e un principe dell'oscurità. Sono loro tre. Solo loro possono chiudere le fontane e mandar via il paradiso dell'angelo. Solo loro possono mettere in equilibrio, far ritornare l'equilibrio. E il mondo sarà salvo dalla distruzione. Oggi la fontana dell'oscurità, il geyser che ci dà questa terra in questa forma, sta al centro di questo regno. Ma recentemente un'altra fontana è apparsa all'orizzonte e con essa l'equilibrio della luce e dell'oscurità ha iniziato a cambiare. Quindi è comparsa una colonna della luce, noi la dobbiamo chiudere? Chris, Susie,
Grazie per aver sentito la mia lunga storia. Non era poi tanto lunga. Credo profondamente che voi due siate gli eroi della leggenda. Questo nonostante tutti i nemici che affronterete, voi due avete il coraggio di salvare il mondo. Tra l'altro io, nella prima puntata, fra le caratteristiche del mio avatar ho scelto il coraggio, però è anche vero che poi Toby Fox, il mio avatar, l'ha distrutto e ne ha messo uno suo, quindi conta relativamente. I guerrieri Delta, per favore, accetterete il vostro destino? Susi si guarda intorno. No. Susi non vuole collaborare. Che? Io? Io dovrei essere una specie di eroe o qualcosa del genere? Hai beccato la persona sbagliata. Ma Susi, senza di te, il mondo sarà... E che me frega, me, se il mondo verrà distrutto, non è affar mio. Potrebbe anche essere divertente, onestamente. Comunque, Chris, se tu vuoi giocare, vuoi fare il giochino di giocare a far finta di essere l'eroe con questo strambo tizio, fai pure. Io invece cercherò una strada per uscire da qui. Susi, aspetta! Chi è? Questo è il cattivone di prima! Quello che ci ha mandato le picche! Questo è l'uomo picca che prima ci ha mandato le picche, gli mortacci sua! E c'è pure una bicicletta con le rotelle! E dietro c'ha tipo un fischiabotto, infuocato! E dice oh oh oh! Gli eroi stanno già scappando, eh? E non sapevano nemmeno che io ero qui. Mio padre mi farà figlio del mese. Chi cacchio sei tu? Io sono... il cattivone. Voi due pagliacci volete chiudere la nostra fontana dell'oscurità, vero? No, in realtà no. In realtà vogliamo chiudere quella della luce. Serious guys as clown. E vi considero ancora dei clown, dei pagliacci. Salvare il mondo dall'oscurità eterna, eh? Non provate a negarlo. Entrambi sappiamo che voi state andando a destra. È la vostra sola strada per andare a casa. Ma io, Lancer... allora si chiama Lancer. Non si chiama Bad Guy. Io, Lancer, non lascerò che voi andiate lì. È un piano infallibile in due passaggi per assicurare questo. Passaggio 1. Vi ammazzo di botte. Passaggio 2. Voi perdete. Bel piano, ragazzino. Davvero? Sì, infatti. Ti dispiace se noi usiamo il tuo piano contro di te invece? Ah! Attenzione, c'è uno scontro al gioco di ruolo giapponese. Questa non me l'aspettavo, eh. Fantastico. Allora, combatti. Recita, oggetto, risparmia, difendi. Ma sarà come in Undertale che si può scegliere se risparmia una persona? Facciamo recita. Recita verso Lance. Controlla, avvertilo, fagli i complimenti. Facciamogli i complimenti, vediamo un po' se si lusinga. Dite a Lancer che non riuscite a dire la differenza fra i suoi vestiti ed il suo corpo. Sarebbe un complimento questo. Sembra molto lusingato. Il suo potere di attacco si è abbassato. E gli ho dato una mazzata, Susi. Oh, voi... fate... No! Ah!
Mario, sì, più... devi evitare, come nel primo Undertale, devi evitare. Dice, non lo so, ma ho un'ascia, quindi ed è figo. A lui cosa aveva detto? Aveva detto... Aspetta, che avevo detto? Non mi sono dimenticato, regà. A memoria a breve termine che va via. Ha detto... Vabbè, comunque, gli abbiamo fatto i complimenti e poi lui ci ha attaccato di buttarci su. Proviamo a usare un oggetto, no. Proviamo a combattere contro l'ansia. Ah, l'ho mancato, devo premere a un certo punto. Mi piace farmi menare, proprio come due, voi due scemi. Okay. Aiuto, aiuto. Vedete, col cuoricino dobbiamo evitare gli attacchi come nel primo gioco, come nel primo Undertale. Lancer! Allora, la moto di Lancer è solo una bicicletta che ha preso fuoco, nient'altro. Quindi non è una... Infatti, mi pare a me una bicicletta con le rotelle dietro. E quello è. Allora, combatti! Io ho fatto 52, eh? Quindi ragazzi, che fate dopo di questo? Ce la fa? Ok, schivare. Lancer sta andando in giro. Dimmelo ancora. 57. 209. L'ho gonfiato. Hai vinto! Hai 0 punti esperienza e 30 soldi. Ma do io 0 punti esperienza, raga, che schifo. State bene voi due, eh? Fatemi presentare come si deve. Io sono... Oddio. Ma non ti puoi togliere quel cacchio di cappuccio? Ti sento a malapena da là sotto. Va bene. Che buffo. Ciao a tutti, sono Ralsei. Ma è buffissimo. Fa ride. È tipo un maghetto strano. Mi ricorda Orco dei Masters of the Universe. C'è pure la sciarpa come orco. Sarà una combinazione? Chris, Susie, è fantastico incontrarvi. Sono certo che diventeremo grandi amici. La strada per andarsene migliore è a est, vero? Sì. E lì è dove noi andremo. Ho capito. Ci vediamo a scuola, Chris. Allora, lei comunque, Sandra, è vestita in una maniera che mi ricorda un po', non so perché, Sora di Kingdom Hearts. Forse viene anche un po' da lì l'ispirazione, perché Toby Fox si è ispirato a tante cose per fare sti giochi, eh. Allora dice, immagino che siamo rimasti solo noi due, allora. Chris, sono un principe, ma... attualmente non ho nessun soggetto. Che vuol dire? Soggetto? Che senso? Attualmente non ho nessun soggetto. Ah, non ho nessun popolo. Non ho nessun soggiogato, come si dice. Non ho nessun suddito. Stavo aspettando qui da solo nel castello. Beh, per tutta la vita stavo aspettando finché arrivasse voi due. Quindi sono molto felice di incontrarvi. E spero che possiamo essere buoni amici, Chris. Andiamo a trovare Susie. Dovrebbe andare a sud-ovest. Dovrebbe essere a sud-ovest. Vai avanti tu, Chris. Ok, quindi andare a sud-ovest. Ehi, Chris. Penso che dovremmo andare in fretta a raggiungere Susie. Possiamo tornare qui dopo che la nostra avventura sarà finita. Credo di no, comunque andiamo. E poi posso farti una bella torta, bella, bella buona. Ralsei, il principe solitario, è adesso un tuo alleato. Il potere dei ragazzi pelosetti brilla all'interno di te. Sì, perché sto tizio è un po' pelosetto, pare. Salva.
negozio chiuso e non c'è nessuno dentro. E Chris, sai che puoi premere X per correre? Eh? Davvero? Sì, puoi andare più veloce premendo X, tenendo premuto X. Io sarò proprio dietro di te, quindi non ti preoccupare. A meno che tu non voglia scappare, in questo caso mi dispiace, non puoi. Sto usando la X. Cos'è sto posto? Una barcola? Ma quello è uno spaventapasseri a forma... Oh, Chris, quello è il pupazzo per allenarsi che ho costruito io. Sì? Sembra un'ottima possibilità per prepararti a combattere i nemici. Ah, sì? Vuoi che ti insegni come combattere? Va bene. Ok, preparati, Chris. Oh, che devo fare? Che devo fare? Aiuto! Che devo fare? Ah, vedi quel cuore, Chris? Quella tua anima è il culmine del tuo essere. Il picco del tuo essere contiene la tua volontà, la tua compassione e il destino del mondo. Se viene colpita, tu e i tuoi amici perdete punti ferita. Se i punti ferita di tutti raggiungono lo zero, perderete la battaglia. Quindi per favore fa attenzione ed evita gli attacchi dei nemici. Pronto? Inizia, prova a schivare. Oh, aia, ti ho preso una botta. Bel lavoro, Chris. Ti viene naturale. Comunque, dopo che il nemico attacca, tocca a te, Chris. La prima cosa ti insegnerò come combattere. Attraverso il combattimento. Anche se il combattimento è necessario in questo mondo. Non fa male fare una lezione approfondita. Iniziamo col combattimento. Pupazzo. 60 punti. Wow, Chris. È stato un bellissimo attacco. Fantastico! L'hai fatto già prima o qualcosa del genere? Eh sì, prima, quando abbiamo combattuto contro Long e quello là. Ok, adesso proviamo la difesa. Semplicemente lo scudo e il nemico di attacco ti farà meno male. L'attacco del nemico ti farà meno male. Non solo quello, ma prenderai anche punti TP. Che sono i TP? Guarda là. La barra grande arancione sulla sinistra, te lo spiegherò dopo. Difendi. Grande, Chris, adesso hai ottenuto TP. Che ne dici di spenderlo su una delle mie magie? Perché se colpisci il nemico abbastanza diventa stanco. TP, Tire Points, punti stanchezza. Adesso utilizzerò la mia magia del pacificare o azzittire. Dormirà e noi vinceremo pacificamente. Vai su magia, usa pacifica, pupazzo. RAL 6 lancia pacifica. Grande, Chris! Avremmo vinto la battaglia adesso. Ho solo un'altra cosa da insegnarti. Acting! Attraverso questo anche il più violento dei nemici può essere sconfitto attraverso diversi atti di gentilezza. Chris! Anche se sono un pupazzo, perché non gli dai un abbraccio? Pazzo, controllo, posso anche abbracciare lui. Abbracci RAL 6. Chris, non penso che tu debba, non devi fare questo. Ma
Allora, c'ha, allora il pupazzo c'ha il cuore di cotone e gli occhi di bottone. E sembra un tipo morbidone. Fa troppo ridere sta descrizione, raga. Mi dispiace, tipo mi somiglia. Sono stato molto solo. Non avevo nessuno come modello dopo tutto. Chris, visto che sono io, per favore, sii gentile con lui, ok? Abbraccia. Abbracci pupazzo. Oh, che bello, Chris. Ogni nemico ha un diverso atto che lo soddisferà. E quando un nemico è soddisfatto, il suo nome diverrà giallo. E poi, quando questo accade, potrai sconfiggerlo risparmiandolo con la X. Se risparmiamo tutti i nemici che incontriamo, non dovremo mai combattere. Risparmia pupazzo. Chris ha risparmiato il pupazzo. Grande Chris! E questa sarebbe la fine di una battaglia vera. Sono molto felice di aver avuto la possibilità di insegnarti, Chris. Hai vinto. Hai preso zero esperienza e un soldo. È stato divertente. Sei uno studente fantastico, Chris. E in caso che ti serva un ripassino, io sono qui. No, io qui ho scritto un manuale per te, Susie. Premi C per aprire il menu e usarlo e usare i tuoi oggetti. Ah, qui c'è il menu con la C? Hai preso il manuale. Vediamo un po' la C. Oh, ma c'è gli oggetti, guarda un po'. Configurazione. Ok, abbassiamo un pochino il volume del gioco. Ok. Finalmente riesco ad abbassare un pochino il volume, così mi sentite meglio quando parlo, perché finora... Allora, controlli. Video effetti off. Semplifica gli effetti visivi off. Full screen off. Adoranno. Sì, però noi già stiamo giocando in full screen in realtà, raga, perché con un trick sto giocando in full screen. Ok, torno indietro. Potenza. Oh, guarda qua, magia. Il gioco si sta aprendo, eh. Di tutte le cose questa non è magia. Come faccio a tornare indietro? Tengo C. Ci torno indietro, raga. Non c'ho idea. Con la X? Ok, con la X. Questo qui è il gli oggetti di battaglia. Adesso c'ho una lama di legno. C'ho. Tra gli oggetti c'è il manuale. Usa il manuale. Provi a leggere il manuale. Ma è così pieno di... così denso nella scrittura che ti fa girare la testa. Okay, ragazzi, mo torno indietro a salvare. Voi sapete perché. Andiamo a correre. Ok, ragazzi, salviamo qui al castello. Ok, dice la stessa cosa di prima. Salvato. Allora, ragazzi, per questa volta finiamo qui la puntata. Molto molto bella questa puntata, mi è piaciuto molto, il gioco si è aperto, abbiamo scoperto un sacco di belle cose, abbiamo scoperto il sistema di combattimento, abbiamo anche abbassato il volume della musica, il che non è poco. Per questa volta è tutto, ragazzi, questo era Deltarune episodio 3, prossima puntata andremo avanti e vediamo cosa ci riserva il gioco. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!